Nel 1348 la peste stava devastando l'Europa, un po' come il coronavirus oggi, ma 10 volte di più. E riflettendo un po' sulla paura che tutti quanti, seppur in misura diversa, stiamo provando in questo periodo, e sulla paura che sicuramente in misura maggiore stavano provando le persone nel 1300, ho deciso di riprendere il Decamerone di Boccaccio, in questa splendida traduzione di Aldo Busi in italiano moderno e senza censure, perché il Decamerone in quel periodo era stato censurato. E di leggermi anche i racconti contenuti nel Decameron Project. Un po' mi interessa la paura che lega questi due periodi, ma soprattutto mi interessa la risposta alla paura contenuta in questi due libri. Ora, noi nel 2021 possiamo soltanto immaginare la paura che le persone potevano provare al cospetto della peste. Ma chiudete gli occhi, catapultatevi nel 1348 e a Firenze troverete un gruppo di amici. 7 ragazze e 3 ragazzi, che per fregare quella maledetta pandemia aveva deciso di riunirsi all'interno di una villa della periferia fiorentina, per divertirsi, cantare, ballare, parlare e raccontarsi storie. Quel gruppo di amici sarebbe rimasto lì per 10 giorni e ognuno di loro avrebbe narrato ogni giorno 10 racconti, per un totale di 100 racconti, il Decameron appunto. Da una parte la paura della peste, dall'altra parte 100 racconti. Il Decameron mi ha sempre affascinato, un po' perché è bello, e questo di per sé potrebbe bastare, ma soprattutto perché quando Boccaccio inizia a scrivere quest'opera, si presume nel 1349, vive in un mondo letteralmente impaurito dalla peste. E lui cosa fa? Da una parte inserisce i suoi racconti all'interno di una cornice che contemplano la peste. Dall'altra parte scrive qualche racconto che esorcizza la paura della morte prendendola in giro, e nel resto del Decameron alza la posta in palio, sposta cioè l'attenzione verso altro. Il racconto che mi piace di più in assoluto del Decameron è sicuramente quello di Alatiel, 7º racconto della seconda giornata. È un racconto che mi piace tanto perché incarna appieno l'anima trasgressiva e provocatore del Decameron. È un racconto che in genere non viene mai trattato a scuola e che non si trova neanche nelle antologie scolastiche. Piccola parentesi, quanto sarebbe bello se almeno gli studenti delle scuole superiori studiassero il Decameron in questa traduzione in italiano moderno di Aldo Busi. Sicuramente la maggior parte di loro si innamorerebbe di quest'opera e poi magari qualcuno di loro andrebbe a riprendersela nella lingua originale. Ma torniamo ad Alatiel. Alatiel è una ragazza bellissima, figlia di un sultano babilonese e promessa sposa al re di Garbo, un territorio corrispondente su per giù all'odierna Malta. Un giorno, per raggiungere il marito, Alatiel viene messa su una nave. Ma la nave, in balia della tempesta, si dirige verso Maiorca. Tutti i soldati che erano con lei muoiono e lei rimane da sola, in compagnia soltanto di qualche ancella. Alatiel è terrorizzata. Riuscirà a salvarsi? E se sì, in quale modo? Se volete saperlo, andatevi a leggere il racconto. Ora però aprite gli occhi, siamo nel 2021. Nel 2020 è stato pubblicato in America il Decameron Project, un libro che è arrivato in Italia all'inizio di quest'anno. Anche questa è una raccolta di racconti e anche questo è un tentativo di rispondere alle paure che stiamo vivendo in questo periodo con la scrittura. Nel 1348 la peste è il Decameron, nel 2020 il coronavirus è il Decameron Project. Dei 29 racconti che compongono il Decameron Project, alcuni di loro ritraggono le nostre paure, grandi o piccole che siano, che ci attanagliano in questo periodo. E queste in realtà non mi interessano, un po' perché le sentiamo già troppo spesso nei telegiornali, e un po' perché le viviamo da un anno a questa parte. Quello che mi interessa è la risposta della letteratura a queste paure. E qui salgono in cattedra grandi scrittori. Margaret Atwood racconta il lavoro di una donna che, per fare passare del tempo un gruppo di alieni in quarantena a causa di un virus, racconta loro una storia, tra parentesi, parallelo con il Decameron. Stessa cosa fa Rachel Kushner, la quale immagina un gruppo di scrittori rinchiuso forzatamente in un castello a causa della pandemia. Che cosa fanno questi scrittori? Si raccontano delle storie. Anche qui c'è un parallelo con il Decameron. Charles Yu invece segue una strada diversa perché il suo racconto segue l'algoritmo di Google, all'interno del quale ci sono tutte quante le nostre paure. Infine, in un racconto di John Ray c'è una paura, c'è un interrogativo che ci accomuna tutti. Che cosa faremo alla fine di questa pandemia? Niente, le paure che c'erano prima resteranno lì ad aspettarci, questa volta però senza la scusa del coronavirus. Vi saluto con le parole di Eugenio Dubini.
la quale in una pagina di chiusura di questa raccolta dice: Anche oggi che scrivo, il futuro mette paura. A tratti di grande incertezza, ma esiste. E saremo noi a costruirlo insieme. Perché in compagnia di queste storie, di tutte le storie, continueremo a cercare un mondo e un nostro tempo nel mondo. Buona lettura.